Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì di 7 sul 7, come sempre al fianco di Sharon Fanello. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera caro Matteo, è venerdì, è vero, siamo insieme. Per oggi abbiamo scelto di analizzare, approfondire attraverso le nostre 7 domande un tema che ha infiammato il dibattito pubblico e politico, e tutto è partito da uno spot pubblicitario. Infatti non potevamo non parlare oggi dello spot pubblicitario di Esselunga. Nel giro di 48 ore, pensate, si sono registrate oltre 850 interazioni sui social. E non solo, sono state 136.000 le menzioni, 2,5 milioni di interazioni, quindi reaction, commenti, condivisioni su Facebook, soprattutto Twitter, Instagram, insomma sui principali social network. Sì, gli utenti si sono scatenati, il tema al centro di tutta questa polemica è quello della famiglia. Allora oggi noi vogliamo capire perché è nata questa polemica, da cosa è nata questa polemica e soprattutto come cambiato il modello di famiglia italiano. Allora ovviamente lo facciamo sempre partendo dal nostro start. Siamo tornati dal nostro stacco pubblicitario, seconda parte, una puntata che abbiamo scelto di dedicare alla famiglia. Matteo, perché questa scelta? Perché abbiamo seguito un po' le polemiche nate dopo lo spot di Esselunga, e allora io direi di iniziare subito a presentare il nostro ospite che ci raggiunge in collegamento. Intanto è rimasta sempre con noi la dottoressa Alexia Di Filippo. Grazie dottoressa per essere ancora qui con noi. Sì. Do subito il benvenuto a Mario Adinolfi, giornalista, scrittore nonché presidente di Popolo della Famiglia. Buonasera. Buonasera Mario, benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi. Le voglio fare subito la prima domanda, la faccio a lei perché nella prima parte abbiamo raccontato un po' questa polemica dello spot di Esselunga. Lei l'ha seguita, Mario, la polemica? Inevitabilmente. Che idea si è fatto? Ma lo spot è stato così forte nell'immaginario collettivo perché parla della realtà e parla di un tabù. Il tabù è il punto di vista del bambino, il dolore del bambino davanti alla famiglia che è solito. Però è un racconto reale, vive l'esperienza del divorzio. Io stesso 25 anni fa ho divorziato con una bambina piccola, nostra figlia, ricordo bene quel tipo di condizione, di dolore, di incomunicabilità. Il divorzio costituisce un fallimento, la famiglia che è disgregata è un momento di dolore molto forte, e raramente, vorrei dire mai, è stato preso e illustrato il punto di vista del più sofferente di tutti, che di solito appunto il figlio o i figli minori. Questa capacità che ha avuto lo spot di infilare il dito dentro una piaga enorme, perché indubbiamente ormai i divorzi sono il 50% dei matrimoni, ha evidentemente guassato tanto perbenismo che c'è anche nell'area progressista che dice che il divorzio è una gran figata. Non è così. Adinolfi, quindi per lei si è trattato di perbenismo, nel senso, cioè, se di fatto si rappresenta comunque uno spaccato della realtà, quindi nulla di fantascientifico, ma perché la polemica? La polemica perché c'è una strumentalizzazione che è stata fatta politicamente. È stato detto è uno spot che vuole vellicare l'elettorato di Giorgia Meloni, quindi è stata fatta una strumentalizzazione politica, mentre invece la forza dello spot sta nella assoluta rappresentazione della realtà, cioè nella rappresentazione della realtà che non viene mai rappresentata, e cioè dell'elemento forte che dice che la famiglia unita è un luogo di bellezza, e la figlia che tenta di ricostituirla con quel gesto dell'acquisto della pesca è ai nostri occhi tenerissima, proprio perché sappiamo che
che lì c'è un valore. La rottura, la disgregazione è invece un disvalore che crea incomunicabilità. Affermare tutto questo di questi tempi è scandaloso, perché si tende sempre a pensare che l'autodeterminazione provochi felicità. Invece no, l'autodeterminazione molto spesso, le nuove libertà costruiscono dolore, costruiscono solitudine, costruiscono incomunicabilità. Aver affermato questo in quel filmato di 2 minuti usando il punto di vista della bambina è stato rivoluzionario per certi versi, ha toccato molti italiani, perché è un'esperienza che moltissimi italiani fanno. È d'accordo lei, dottoressa, sull'analisi di Aninolfi? Sì, sono d'accordo. La pubblicità ha posto il focus sulla sofferenza dei piccoli. Dicevo anche prima, una sofferenza che viene scodomizzata dalla società, non viene vista, perché conduce l'adulto alle sue responsabilità nel processo di separazione. Questo rispetto all'analisi di Aninolfi, diciamo, mi distanzio su un punto. È vero che oggi ci si separa con troppa facilità, ma perché ci si unisce con altrettanta superficialità. Non sempre però è possibile mantenere la famiglia unita, questo voglio dire. Ci sono dei casi in cui c'è una conflittualità aperta elevata, ci sono delle situazioni così disfunzionali che la separazione deve essere invocata proprio a tutela dei piccoli. Questo lo vorrei anche dire, però proprio per la superficialità con cui ci si sposa, ci si unisce e si fanno figli, e per la facilità con cui ci si divorzia, è vero anche che bisognerebbe ricondurre gli adulti alle loro responsabilità, di pensarci bene e di considerare il dolore che si arreca ai bambini separandosi. Che sono sempre al centro poi della questione. Però Aninolfi, l'analisi che facevamo sullo spot, no? Quella che faceva anche lei, si dà un po', si ha un'apertura forse, no? A diverse tipologie di famiglia. Ora si mostra questa famiglia di genitori separati. Secondo lei c'è questa apertura a diverse tipologie di famiglia? Questa è ormai una recita a cui sono costretto a ogni singola trasmissione a cui vengo invitato. La verità è che per la Costituzione repubblicana, cioè l'articolo 29 della nostra Costituzione, la famiglia è una sola ed è definita società naturale fondata sul matrimonio, che nel nostro ordinamento, come sapete, è matrimonio tra uomo e donna. Quella è la famiglia costituzionalmente intesa, e anche dal punto di vista numerico le coppie sposate, nonostante il totale indebolimento dell'istituto del matrimonio, sono ancora 29 milioni, cioè sostanzialmente la famiglia in Italia è rappresentata da quei 29 milioni di sposati che allevano 15 milioni di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, che sostengono, perché sono l'unica rete di welfare, di 4 milioni di disabili, di anziani che non ce la fanno più. La famiglia è quella roba lì. Poi sì, è vero, ogni anno ci sono 200.000 matrimoni tra persone, appunto, uomo e donna, che generano 400.000 figli, tra l'altro sono pochissimi. E poi esistono anche 2.000 unioni civili, 200.000/2.000, quindi una su 100, alcune delle quali hanno al loro interno poi, per varie vicissitudini, alcune percorse attraverso l'illegalità, anche dei bambini, diciamo, che vengono fatti nascere con percorsi di parlava di recita televisiva prima, no? Questa domanda, questa insomma... roba qua è però lo 0,3% del mondo delle famiglie, quindi la rappresentazione che è stata fatta dello spot di Esselunga per una volta doveva portare a parlare di famiglia. Ne ha parlato di questo, però Aninolfi, le volevo chiedere una cosa, siccome lei parlava di recita televisiva e parla della famiglia però a livello istituzionale, come è riconosciuta a livello legale, però non ha parlato delle famiglie invece magari più a livello, insomma, no, affettivo, quindi c'è un suo addolcimento o sbaglio su questo? No, ma perché, scusate, no, è un po' una contraddizione, Aninolfi, anche rispetto all'analisi che ha fatto all'inizio dello spot, no? Lei parlava di quello che è emerso, e cioè la tenerezza di questa bambina, la sofferenza di questa bambina. Allora, parla della famiglia
sia costituzionale, no? Come, così come la Costituzione la prevede. Però la famiglia non è dove c'è amore, è dove soprattutto ci sono bambini che stanno bene, che hanno, che provano gioia e che viene loro insegnato l'amore. No, la famiglia è quella roba naturale dove un marito e una moglie fanno dei figli. Questa è la roba che, come ho detto con i numeri, è la stragrande maggioranza dei casi delle famiglie italiane. Poi ci sono eccezioni, particolarità, quelle che la Costituzione chiama formazioni sociali particolari, che sono un'altra cosa. Ma per la Costituzione, per l'ordinamento e voglio dire anche per i numeri, la famiglia è quella roba là. Marito, moglie, figli. Questa è la realtà dei fatti e anche lo spot parla di quella realtà dei fatti. Un papà e una mamma che si separano e creano dolore nei figli. Non capisco perché bisogna infilarci pure dentro questo dibattito qua, la questione delle famiglie arcobaleno. Viene infilato ad Inolfi perché si parla sempre di diversi tipi, tipologie di famiglie, no? Anche la famiglia di genitori separati non è l'immagine classica che tutti noi abbiamo della famiglia. Nessuno dice immagine classica, io ho detto l'immagine costituzionale. Cioè, la Costituzione. E infatti io dicevo prima, c'era forse un suo addolcimento, no? Anche nei confronti proprio di cuore, no? Nei confronti di alcune famiglie che non sono quell'immagine costituzionale da parte sua, o mi sbaglio? Perché non lo sta citando? Io sono ovviamente interessato a tutto ciò che ha a che fare con la famiglia da sempre. È la mia, diciamo così, è il mio mestiere di padre, ho tre figlie, quindi devo gestire tutte le questioni. Vengo da un percorso, appunto, un quarto di secolo fa anche di divorzio, quindi conosco bene quel tipo di ferite, conosco i bisogni che vivono le famiglie in questa fase, nell'estrema difficoltà che vivono, perché dentro, per esempio, lo spot di un supermercato mi viene subito in mente anche le fatiche che economicamente fanno i padri e le madri per arrivare a fine del mese. E di questo però si parla pochissimo se rapportato invece a questo dibattito che trovo francamente ormai un po' stucchevole sul ruolo delle altre famiglie. Io ripeto, esiste una questi fattori però di Nolfi fanno parte di tutte le tipologie di famiglia, perché anche due donne e due uomini che hanno magari un figlio, due figli, comunque affrontano le stesse problematiche economiche. Ha mai conosciuto una famiglia arcobaleno? Ha mai avuto a che fare? Le ha conosciute? Ormai per forza sono anni che me le ripropinano in ogni condizione. No, ma non è ripropinare, noi intendiamo proprio se lei, cioè, ci è uscito, ci ha passato una giornata. Ma ripeto, purtroppo sono costretto a fare queste discussioni, ne conosco ormai, diciamo, potrei dare proprio i codici fiscali ormai, tanto sono più o meno sempre le stesse. E l'amore della famiglia l'ha trovato in quelle famiglie, ad Inolfi? Io penso che, lo dico con grande franchezza, il tema sia quello della genitorialità, la famiglia si sostanzia nella genitorialità, la genitorialità costruita da un percorso, per esempio di due uomini che affittano un utero e si comprano il bambino partorito da un'altra donna, sia a qualcosa che non ha a che fare col mio orizzonte di valori. Lo dico con grande franchezza. Sono convinto che un bambino abbia bisogno di una figura materna come di una figura paterna e che queste due figure siano decisive e non cancellabili, e quindi vengo riconosciuto nel paese come uno ostile alle famiglie arcobaleno. Poi dopo ovviamente esistono, io non sparo a nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma la mia valutazione è che esista la necessità di mettersi come nello spot dal punto di vista del bambino e ricordarsi sempre che i primi bisogni, i primi diritti sono i suoi, e tra questi credo ci sia il diritto di avere una mamma e un papà. Questo assolutamente, e infatti ripeto, secondo me lei si è un po' addolcito ad Inolfi. Intanto le volevo presentare questa famiglia arcobaleno che abbiamo collegato con noi. Sì, ci raggiungono Rosy di Carlo insieme alla compagna. Buonasera Rosy. Buonasera ragazze, grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora Rosy, ecco qui, questo è quello che insomma avete ascoltato fino ad adesso, so che ci avete seguito, si parla insomma della famiglia. Vi chiedo subito, quando è nata la vostra famiglia, Rosy? Allora, noi siamo insieme da 11 anni, il nostro bambino è nato a febbraio di quest'anno.
Ecco, in questo caso prima Dinolfi parlava di utero in affitto, invece so che voi avete seguito un'altra tipologia di procedura. Volete raccontarci proprio la storia di questo amore? Com'è che è nata la vostra famiglia con la nascita del vostro piccolo a febbraio? Allora, noi ci siamo recati in Belgio, ovviamente, perché in Italia non è possibile fare ricorso alla PMA. Ed è lì che abbiamo fatto un'uovo donazione, quindi io ho donato il mio ovulo alla mia compagna che poi lo ha portato in grembo e ha partorito il nostro figlio. Ecco, in merito alle critiche che vengono fatte, no? Al fatto che una famiglia costituzionale, come diceva anche prima Dinolfi e come tanti insomma sostengono su questo, non riconoscono appunto la famiglia formata da due mamme o da due papà. Come rispondete voi a questo, Rosy? Ma allora, innanzitutto volevo dire alla signora Dinolfi che lui ha detto che dal paese viene riconosciuto come una persona ostile. Io vorrei usare i termini giusti, direi omofobo più che ostile. Inquadriamo Dinolfi dalla regia. Giusti, mi sembra corretto. Comunque, per quanto riguarda, è un dato di fatto che in Italia la nostra non è considerata una famiglia. Poi, ok, la signora Dinolfi ha fatto uno sprologo sul significato di famiglia e quant'altro, ma siamo nel 2023, i tempi si sono evoluti, così come noi adesso riusciamo a fare coming out in maniera un po' più semplice, riusciamo anche a formare delle famiglie, per fortuna direi. E si spera quanto prima di essere anche riconosciuti. A Dinolfi si sente omofobo? Assolutamente no, però so che mi definiscono così, non lo sono, non ho nessuna fobia per queste ragazze, non ho nessun astio personale, invito a riflettere del perché sono dovuto andare in Belgio. Sono dovuto andare in Belgio perché il nostro ordinamento ha dei valori secondo i quali non si può fare, è illegale fare quello che hanno fatto loro. Questa è una valutazione, Rosy, che è stata fatta dal legislatore. Un attimo soltanto a Dinolfi, perché se parlate insieme non vi si sente. Allora Rosy, facciamo finire un attimo a Dinolfi e poi vi lasciamo la parola, perché altrimenti non si sente quello che dici. Prego a Dinolfi. È una valutazione fatta dal legislatore. Anch'io sono stato un legislatore, sono stato un deputato della Repubblica Italiana. In quella sede, cioè nel Parlamento, dove si fanno le leggi, viene espressa la volontà del popolo italiano, e la volontà del popolo italiano è stata varare una norma, una legge, che impedisce a queste ragazze di fare quello che hanno fatto. Lo impedisce per una ragione valoriale. Cioè, questi valori, l'ordinamento, i valori che dicono che la famiglia è composta da quello che ho detto prima, per via dell'articolo 29, per via delle leggi. Ecco, Dinolfi, passiamo la parola a Rosy. Non dalla luna. Però sulla su questo la 30, perché la legge Dinolfi, riguarda... mi scusi, su questo la politica sta facendo tante battaglie, no? È uno dei temi più caldi di cui insomma non si smette mai di discutere. Immagino che Rosy volesse dire questo. Ascoltiamo Rosy un attimo, altrimenti non riusciamo poi a dare parola a tutti. Il nostro governo è stato multato dall'Unione Europea per questa mancanza di diritti che ci sono in Italia. Quindi, signora Di Mazzi, c'era stato multato con quale bella e carina. Volevo farle una domanda. A Dinolfi, un attimo solo, altrimenti non riusciamo a sentire Rosy, per il collegamento c'è un po' di difficoltà poi. Lei parla di illegalità. Che cos'è illegale? Scoprirsi omosessuale e desiderare una famiglia come qualsiasi altra persona al mondo? Questo lei me lo chiama illegalità? L'illegalità l'avete raccontata voi, siete andati in Belgio, perché in Italia non è legale. Siamo andati in Belgio. Non è una ragione, la contestazione si può fare, non so chi deve parlare, ragazzi. Ditemi. Prego Dinolfi, risponda pure. Allora, alla domanda, l'illegalità non è stata decisa dall'omofobo Dinolfi o dai cattivi, è stata decisa dal Parlamento Repubblicano con una legge del XXI secolo, non è vero che è stata fatta nel 1930, la legge che vieta e che costringe, se volete, le due ragazze ad andare in Belgio è una legge del XXI secolo, su cui c'è stato pure un referendum popolare, perché un referendum voleva rimuovere quegli ostacoli che loro vivono appunto come lesivi della loro libertà, e il referendum li ha confermati, cioè ha detto che la fecondazione eterologa non si può fare. E allora se
Questa Adinolfi, la interrompo perché la dottoressa in studio. La dottoressa in studio voleva intervenire. E poi passiamo di nuovo la parola a Rosy. La democrazia esiste non solo quando fa vincere una volontà sull'altra, cioè la propria, ma pure quando si perde. Adinolfi, facciamo intervenire la dottoressa Di Filippo in studio perché voleva, ecco, voleva fare un commento. Io volevo portare la voce della ricerca scientifica che ha indicato anche con studi che sono stati revisionati, studi di tanti anni, che in termini di benessere psicosociale i bambini cresciuti nelle famiglie arcobaleno in nulla differiscono da quelli che sono appunto allevati nelle famiglie cosiddette tradizionali, perché quello che veramente conta è la capacità genitoriale, e la capacità genitoriale non ha sesso. Rosy? Ma mi sembra che il signor Adinolfi stia ripetendo in loop delle cose che sono totalmente fuorvianti. Ok, la legge è questa, ma ci sono tantissime leggi in Italia che non hanno letteralmente senso. E questa è una di quelle. Cioè, noi siamo dovuti andare in Belgio. Lui dice: perché siete andati in Belgio? Perché il Belgio è un paese civile che permette a tutti di crearsi una famiglia. Noi ci siamo trovati in imbarazzo quando, facendo il processo di PMA, ci hanno chiesto: ma per quale motivo siete qui? Perché non lo state facendo in Italia? Perché davano per scontato che un paese civile come l'Italia desse la possibilità a tutte le famiglie di avere un figlio. E quindi quando noi abbiamo detto siamo qui perché in Italia non lo possiamo fare, loro ci sono un attimo rimasti e hanno detto: ma come non c'è? Siamo nel 2022, perché è successo l'anno scorso, veramente voi non potete ancora accedere a queste tecniche? Noi abbiamo detto di no. Quindi di cosa stiamo parlando? Sì, ok, le leggi, benissimo, ma andiamo a rivedere tutte le leggi italiane, quante hanno un senso e quante no. Questa è una di quelle. Poi che il signor Adinolfi sia lì a ripetere così continuamente cose completamente sconnesse. Secondo lei, noi abbiamo un figlio, non siamo una famiglia, quindi, non per la Costituzione, per le leggi. Risponda a questa domanda: noi non siamo una famiglia? Voi per la Costituzione, le leggi, l'anagrafe siete una famiglia nella possibilità. Risponda però da essere umano, non da Costituzione. Da uomo, Adinolfi, secondo lei è una sono una famiglia, Rosy, la sua compagna, il suo piccoletto, da uomo, non da Costituzione. Ripeto, io sostengo quelle leggi, quindi la famiglia è composta dalla signora che ha partorito la bambina, non so, il bambino, e l'ha registrato, credo, all'anagrafe italiana come madre, e questo è, e come dice la saggezza popolare, di mamma ce n'è una sola. Allora Rosy, vi lasciamo l'ultima, abbiamo pochissimo tempo purtroppo, poi lascio l'ultima battuta a Rosy e poi finalmente ha parlato con le parole chiare quali siamo abituati noi a sentire dalla signora Adinolfi. Non si sa bene per quale motivo questa sera stia facendo tutto questo svarione per dire poi sempre le solite cose omofobe, nascondendosi dietro la Costituzione, quando il suo pensiero lo conosciamo tutti, sappiamo benissimo qual è, e mi sembra un po' un io non sono omofobo, ma quindi va benissimo così. Rosy, noi vi ringraziamo per essere state con noi, vi facciamo un augurio grandissimo per il vostro piccoletto, salutiamo anche la tua compagna, come si chiama la tua compagna? Cristina. Cristina, ciao Cristina. 3% d'Italia. Io vorrei ringraziare Adinolfi perché ha detto una frase bellissima: la famiglia unita è un luogo di bellezza, noi ci sentiamo unite e siamo bellissime, grazie col cuore. Saluti dal 3%. Grazie ragazze. Grazie, ragazze. Salutiamo anche Adinolfi. Adinolfi, noi la concludiamo proprio così questa puntata, con l'idea di famiglia unita, e ognuno insomma poi ha la famiglia che vuole, purché ci sia l'amore, a prescindere, Adinolfi, dalla Costituzione. Grazie Adinolfi. E poi i figli, però ricordatevelo, come con la pesca, chiederanno alle signore che fine ha fatto il loro padre, perché inevitabilmente i figli chiedono la propria origine, saranno i figli a chiedere ragione dei diritti negati, esattamente come nello sport. Di questo però non ne abbiamo certezze, è solo un'ipotesi, Adinolfi. La ringraziamo però davvero per essere stato con noi, grazie. Grazie Adinolfi. Allora.